Sì, voglio solo ricordare però per Berlinguer che nel 74 la conferenza dei partiti comunisti, con grande coraggio, disse: gratta gratta, sotto ogni comunista trovi un filisteo. Esatto. A proposito delle donne. Quindi è un percorso che aveva iniziato con grande fatica, diciamo quasi subito. Beppa, non posso dire poi, Clark, anche nel Chiara. 61, quel famoso, quella famosa direzione. Claudia e Chiara, intanto vi dico grazie. Grazie. Mi avete dato degli spunti di riflessione, però lo dico io adesso che sono inadeguata, nel senso che ci avete posto delle domande da 100 miliardi. E se sapessimo, io e Livia, è vero? Saremmo le leader indiscusse della sinistra italiana o europea. Però adesso, a parte le battute, invece parlando seriamente, io a voi darei intanto sommessamente un consiglio a tutte e due: non dite più di voi stesse che siete inadeguate. Sei d'accordo, Livia? Ma mai più, non lo voglio più sentire da voi che siete. Sapete perché? Perché mentre parlavate dicevo: inadeguate non siete voi, è quello che è fuori di voi che è inadeguato, è la politica che è inadeguata, sono i partiti che sono inadeguati. E allora è la sinistra anche che è inadeguata. E voi avete una forza invece grande, usatela, trovate i vostri strumenti, perché i nostri ormai, non che non possano funzionare. Poi voglio dirvi una cosa, alcune parole d'ordine secondo me sono valide anche oggi, è inutile girarci attorno, non è che si inventano sempre, e delle parole d'ordine, delle idee nascono ogni tanto, ecco, in certi periodi storici. Però il problema è che oggi è la politica che lascia desiderare, i partiti, la sinistra. Cioè Berlinguer, non a caso, ne parlavo, lo diceva bene Livia, che aveva questa empatia col suo popolo, con le donne, ma col suo paese. Eppure era il leader del più grande partito di opposizione che non poteva andare al governo. Allora, però lui era empatico, c'era una rappresentanza magari di una parte grande, no? Importante, però sapeva ascoltare, come diceva Livia, esserci nel mondo reale. E voi che siete donne giovani dovete fare questa battaglia di rinnovamento dei partiti, del vostro partito, della sinistra, ma non solo per le donne, in generale, e della rappresentanza. Io vi voglio dire, forse questo Livia se lo ricorda ancora, quando ci fu quella battaglia che vi ricordavo sulla violenza, che poi ebbe un iter, io non ricordo quando fu approvata la legge, nel 90, quindi pensate, in questo paese, che è il paese in cui solo nell'81, grazie all'Anselmi, il delitto d'onore venne eliminato, no? Perché pare che siamo stati, ecco. Allora, grazie a tutte noi, sì, però anche lei, forse perché è veneta, l'ho guardata con occhio di riguardo. E no, sì, certo, sono d'accordo, però se non c'erano le democristiane illuminate non facevamo neanche la legge sull'aborto. Ma qui mi permetto di dirvi una cosa sull'oggi, che è questa: il Partito Comunista, che era indubbiamente un grande partito, che aveva un grande patrimonio anche ideologico, però anche ideale, era però un partito anche pragmatico.
Era un partito, porto questo esempio, che poi faceva i suoi compromessi, compromessi alti, quelli che erano possibili, che si potevano fare, sì o no? Il Partito Comunista Italiano, io mi ricordo il papà di Franca che era su questo, no, ma davvero, era un dirigente che entrava nel merito. Noi avevamo in quegli anni una battaglia con Craxi, i socialisti, interna alla sinistra, su cui andrebbe anche ragionato, discusso di più, fortissima, eppure quando c'era da fare un governo in una regione, in una città, e si trovava il compromesso e ci si andava, non c'erano veti, insomma, quindi bisogna essere anche pragmatici. Allora, se no io mi perdo, allora dovete, inadeguato è l'inadeguato, e dove abitate e fuori di voi, sulla rappresentanza e quindi sull'ascolto e sulle idee trovate il modo e lavorate. Poi non può essere come prima, il Novecento l'abbiamo alle spalle, è stato un grande secolo, sia per il movimento operaio, sia per le donne, però la sinistra di oggi va al governo. Enrico Berlinguer ricordava Livia quando pensò al compromesso storico, e lo pensò con un'altezza di pensiero che io, poi vivendo in una regione, in una provincia bianca e cattolica, sentivo moltissimo, però anche politicamente. Ecco il pragmatismo dietro l'ideale. Berlinguer sapeva che per rimuovere quello che si è chiamato il fattore K, cioè un mondo diviso in due parti, no? Non poteva andare al governo in un partito legato all'Alleanza Atlantica. E allora lui cosa fece? Io sapete che me lo ricordo ancora, perché lo sentii in televisione e dissi, io ero una generazione più giovane, finalmente, perché disse, io mi sento più sicuro, oggi magari non lo direi, ma voglio di visto Gaza, cioè, ma mi sento più sicuro sotto l'ombrello della NATO. Ma voi vi rendete conto cosa significava questo? Con quel partito comunista, con quella storia. Poi trovò Moro, un altro grande leader. Ma il pragmatismo fu anche nel fatto che questi due grandi uomini capirono il compromesso storico e il governo di unità nazionale era un modo per sdoganare dal fattore K una parte così grande, importante di questo paese, che erano i comunisti, più grande. Quindi vedete che gli insegnamenti sono tanti, poi magari quella cosa sappiamo come finì nel sangue con Moro, eccetera, e le Brigate Rosse. Allora i leader sono questi, i partiti e i loro leader devono imparare ad avere delle idee lunghe, le chiamo io, cioè dei progetti che vadano al di là del voto di domani mattina. Il problema dell'Europa non può ridursi a una guerra tra noi e la Meloni. Se l'Europa funziona, sì, facciamo anche quello, ma noi che Europa vogliamo oggi? Alle elezioni europee che progetto abbiamo sull'Europa? Ecco, allora finisco. Dico questo sulla violenza, ecco, ve lo volevo dire che allora, essendoci la rappresentanza nella politica, quando quella compagna Bottari si dimise, nelle perplessità di gran parte del gruppo dirigente del partito, tranne Enrico Berlinguer, che aveva capito, non lo ripeto, capiva, aveva pensato sull'Italia, ci ascoltava, insomma, ecco. Dopo un giorno, perché io lo ricordo, io non ero ancora in Parlamento, ero la responsabile, ma non ero in Parlamento, davanti a Montecitorio ci fu una manifestazione di 50, ma così dall'oggi al domani, di 50.000 donne che vennero a dirci grazie. Cioè c'era un filo, erano anche, mica erano tutte iscritte al Partito Comunista Italiano.
avete capito? Cioè c'era un legame, va ricostruito oggi, ma oggi questo legame presuppone delle grandi idee. Il mondo è cambiato, è difficile, guardate, ma insomma inutile che affrontiamo, sarebbe le guerre oggi, la corsa agli armamenti, ma non è che la vinciamo solo dicendo io sono con Gaza. Sì, noi siamo con Gaza, ma intanto l'hanno rasa al suolo. Si muove qualcosa adesso, che dicono beh, i due stati, l'America dice beh, è tardi, lì sono morte 26.000 persone, bambini, ma sono morti anche quelli nei kibbutz massacrati da Bash. Allora bisogna trovare, non basta dire, bisogna avere delle idee sull'immigrazione, i punti sensibili, bisogna avere delle proposte. E ripeto, come? Io vi direi questo: ai nostri tempi noi eravamo autonome e anche separate un po', facevamo, no? C'era anche nei movimenti femministi un separatismo molto forte. Oggi non può più essere così. Vi direi intanto questo, che le battaglie delle donne oggi le dovete fare prendendo per mano i vostri compagni nella vita e nella politica, prendendoli per mano, aiutandoli a capire e a cambiare. Io dico, penso possa dirlo anche Livia, mio figlio non è come mio padre, che pure era un uomo apertissimo, era un repubblicano, no, mio figlio è più avanti, il figlio di Livia è più avanti sicuramente su alcune cose. Allora questa battaglia, avete capito, la dovete fare così. E ragazzi e ragazze, questo io penso, a Viareggio, forse dovete anche riprendere alcune parole d'ordine. Io vorrei solo, perché le avevo scritte qua, spero di trovarle se non le ricordo a memoria. Enrico Berlinguer, ma pensatevi, ha detto delle cose, ecco, ha detto delle cose per allora, anche attaccato violentemente dai suoi compagni di partito, non crediate che... Allora, due cose, vi dico alcune cose che lui ha detto. Questa è la festa, pensate, nel 1979, qui a Roma, Piazza di Siena, l'incontro con le donne. Lui a un certo punto dice: la forza innovatrice dei movimenti delle donne, ne piglio solo quattro righe, mandatevelo a rileggere, rappresenta una potenza che deve servire a trasformare con le dovute cautele, qui insomma glielo concediamo, l'intera società. E poi aggiunge: non può essere libero un popolo che opprime un altro popolo. Scriveva Marx, dice Berlinguer, ma potremmo parafrasarlo così: non può essere libero un uomo che opprime una donna. Siamo nel 1979 e parla un maschio, adesso non un maschio. Poi ha detto e ha paragonato il movimento di liberazione delle donne, ed è un paragone ardito, ai movimenti anticoloniali degli anni 50 e al movimento operaio. Quindi voglio dire, le parole sono importanti, le idee anche cambiano. Allora lui a Viareggio, in conclusione alla festa delle donne comuniste, fece un altro discorso alla settima conferenza, non ne parliamo. Quindi era un uomo che ascoltava, ma poi, come diceva Livia, ci rifletteva, elaborava, faceva entrare nella politica queste idee.
Quindi, insomma, io vi direi, il maschilismo, ecco, a Viareggio fu questo. Perché Berlinguer, pensate ai dirigenti di oggi, sapete che aveva anche un modo di lavorare che costava fatica. Lui dovunque andasse a fare un convegno, a fare un comizio, io l'ho vissuta sulla mia pelle più volte, perché lui cosa faceva? Prima intavolava una discussione, un ascolto con i dirigenti locali o con le donne, con le dirigenti nazionali. Ti faceva domande, senti. Poi mi diceva, adesso parlo per me, ma lo faceva con i segretari di federazione, scrivi quello che secondo te io devo dire, o nel comizio o nelle conclusioni. È una cosa. Allora io gli scrivevo i miei punti, dopodiché lui mi interrogava. E lì è stata la roba, uno degli esempi è stato quello del il modello maschile di dirigente, perché alla conferenza delle donne, settima conferenza, c'erano 1000 donne, care amiche e amici, non tutte iscritte al PC, e tutte che dialogavano. Fu un evento di partecipazione straordinaria, va bene? E lui, siccome vide che quando parlai bisogna superare il modello, non so, forse dissi una cosa più forte, ma adesso la dico così, superare il modello maschile di dirigente, ebbi un applauso straordinario. Poi mi chiese il conto, e a Viareggio mi dice: devo ripetere questa cosa? Dico: beh, secondo me sì, ma tu spiegami che cosa vuol dire. Io ho cercato tutte le parole possibili, e a un certo punto ho detto, allora mi pone una domanda e mi dice: scusa, io rappresento il modello maschile di dirigente? E ho detto: nonostante te forse sì, ma non per lui, perché era il ruolo stesso che era così, avete capito? Quindi lui ti interroga, dopodiché trasportava questo nel suo comizio. Tu dopo lo correggeva Tatò, il suo segretario, e poi tornava da te. Quindi vedete quanti passaggi, quando Livia dice la partecipazione. Oggi è così, ma figuriamoci un po'. Siamo nel tempo della fretta, è anche giusto, però qui social si potrebbe comunicare, no? Ecco, quindi alcuni ragazzi, non da sole, alcune parole d'ordine. Autonomia sì, però, delle donne, sapete? È ancora un grande valore in famiglia, nella vita e nella politica. L'autonomia è grande, te la dà il lavoro, ma te la dai anche tu, riconoscendoti. Non il separatismo, l'autonomia. L'autonomia sì. Altre parole d'ordine che vi posso dire, sì, le libertà per tutti, per i diversi. Insomma, le parole d'ordine sono tante, però dovete prendere in mano responsabilità. Questa c'era, è vero, nella cosa che avete fatto voi dopo di me, la carta delle donne, è vero Livia? C'era la parola responsabilità, pensate, in questo mondo. E oggi le libertà delle donne possono muovere il mondo. Ci sono le donne che guidano a rischio della vita la lotta in Iran. Ci sono le donne sepolte sotto le macerie di Gaza. C'è questa ragazza, di cui non so se condivido, che è andata in catene in Ungheria. Ma io dico: andate fuori, cominciate così, fate queste battaglie. E non cercate mai che ci sia un capo che vi dà autorevolezza. L'autorevolezza ve la date voi, oppure ve la danno quelle
e quelli che voi scegliete nella vostra strada per fare delle battaglie insieme. Quindi non abbia niente da dirvi. La situazione è molto difficile, è diversa. Io penso che ritornare al passato non solo è impossibile, è sbagliato. E ogni forma, secondo me, ve lo dico dall'alto ormai dei miei anni, ho 75 anni, quando sento io che a sinistra credono di vincere perché rispolverano, no, di ieri si prenda quello che va preso, e ce n'è tanto da prendere, ma bisogna dirlo con le parole di oggi, gli strumenti di oggi e anche andando più avanti. Non esiste sinistra senza disegnare il futuro, un futuro possibile, non può esistere. Quindi io dico, prendetela in mano voi, non mi sembra che abbiate da scalare montagne, perché noi dovevamo scalare dei dirigenti che avevano fatto la resistenza, ecco, adesso francamente, adesso non vorrei, no, non voglio finire con un giudizio d'ufficio negativo, ma dico, voi siete più brave, secondo me. C'è un abuso d'ufficio da parte dei maschi, no? Certo.